Perché l'idea di poter contribuire a creare in Palazzo Litta un polo culturale per la città è una sfida estremamente stimolante. E il fatto di farlo in un momento così particolarmente positivo della città ne aumenta fortemente le possibilità di successo. Un'altra ragione per affrontare la sfida è la qualità della compagine dei partner. Tutte persone e organizzazioni che hanno già dimostrato sul campo la loro capacità e con cui si è instaurata un profondo rapporto di empatia, stima e amicizia. Inoltre, il grande entusiasmo dimostrato da parte dei rappresentanti dell'organizzazione pubblica del Ministero dei Beni Culturali, i quali sono stati capaci di mettere a punto un rapporto tra pubblico e privato che ci trasmette una sorta di senso di orgoglio e appartenenza a un paese in cui si è ancora capace di fare certe imprese. Palazzo Litta sarà una sede privilegiata, dove ci rivolgeremo al pubblico con un'offerta culturale multidisciplinare, nell'ambito della quale la fotografia si mischierà con la musica, con il design e con il cinema, per conferire comunque a questo nuovo polo culturale una unicità, un'identità unica, in modo da farlo percepire come un punto di riferimento per gli amanti dell'arte, della città di Milano e del mondo intero.